gran finale è un portacolori, se la non prenderita in solitudine vince Diego Ulissi, secondo Sorensen, terzo Villella, quarto Pellizzotti, quindi quinto Buongiorno, a seguire Zardini, che spettacolo. Diego Ulissi, tua figlia ha compiuto un anno, hai vinto Milano-Torino, Coppa Sabatini, oggi Giro dell'Emilia Granarolo, questo è veramente un periodo d'oro. Sì, signorellina porta veramente bene, diciamo, per essere il suo primo anno di vita, insomma, ho regalato 6 vittorie, penso, e comunque dai, sia contenta del papà, sicuramente. Diego, il tuo nome adesso Ulissi figurerà vicino a Coppi, Bartali, Bugno, Merckx, ti fa un certo effetto? Ma guarda, ieri sera con il mio compagno di stanza Mori leggevo proprio l'Albo d'Oro. E gli ho detto, questa corsa come Albo d'Oro non è per niente male. E quindi ho detto, magari esserci anche noi domani. E, insomma, l'abbiamo presa come uno scherzo, come una battuta, però alla fine dai, si è avverata, quindi stasera festeggeremo. È la grande festa del ciclismo, la grande festa del Giro dell'Emilia Granarolo che festeggia ancora una volta una grande edizione. Davide Villella, terzo alla Sabatini, terzo qui al Giro dell'Emilia Granarolo, insomma, tra i professionisti ti trovi veramente bene. Sì, ho ottenuto questo secondo piazzamento tra i professionisti, niente, qua l'arrivo a San Luca è stato molto spettacolare, non pensavo neanche di andare così bene, ho dovuto accontentarmi del terzo posto dietro a due grandi corridori. Complimenti, e niente, sono molto, molto felice. È il gran finale! È un portacolori, se la non prenderita in solitudine, vince Diego Ulissi, secondo Sorensen, terzo Villella, che spettacolo!